Smart Italia, buongiorno, benvenuti in questa nuova rubrica che stiamo inaugurando per raccontarvi il paese che non si ferma, la PA che va avanti nonostante tutto con delle soluzioni spesso artigianali, le più bizzarre o le soluzioni più creative che stiamo trovando come pubbliche amministrazioni per andare avanti, per continuare a fare il nostro lavoro. Questa mattina incontriamo il nostro amico e collega Roberto Santi. Buongiorno Roberto. Ciao Claudia, ciao a tutti. Come stai? Bene, come te, a casa ma al lavoro. Roberto Santi è il responsabile del progetto Formez che si occupa della Regione Calabria, della comunicazione del PAC della Regione Calabria. Roberto, raccontaci come stai andando avanti. Le tue attività con la Regione non possono fermarsi nonostante i dovuti divieti. Ecco, missioni in Calabria, gli eventi che avete fatto. Raccontaci come stai portando avanti il tuo lavoro. Guarda, dal punto di vista del progetto, si divide in un'attività di comunicazione attraverso l'organizzazione di eventi. Ne abbiamo fatti quattro fino a novembre, dicembre, anche perché poi, come sai, ci sono state le elezioni in Calabria e quindi la parte di eventi si è stoppata anzitempo rispetto al virus. E si mantengono le attività di progettazione web e social network che comunque sono, devo dire, in questo momento preziose per mantenerci attivi, per mantenere i ragazzi che sono i consulenti che sono sul progetto. A me personalmente l'attività è cambiata tantissimo perché, come sai, io ero in Calabria 3 volte a settimana, dal mercoledì al venerdì. Questa interruzione naturalmente mi ha fatto perdere il contatto con il Dipartimento di Presidenza che segue questa convenzione. Tuttavia, ci sentiamo spessissimo, usiamo tanto WhatsApp, usiamo Telegram, usiamo soprattutto le aule virtuali che ha messo a disposizione il Formez e di questo, se sei d'accordo, volevo raccontarti un aneddoto. Certo, ecco, tanto social per mantenere i contatti, invece questi incontri nelle aule virtuali che cosa ti hanno raccontato? Che cosa è cambiato nel tuo lavoro? Ma guarda, tanto per cominciare si comincia a vedere dietro il professionista, nel vero senso della parola, perché a volte attraverso questi video, come abbiamo fatto, come stiamo facendo adesso con te, si intravede un marito, si intravede un figlio, si intravede una nonna che entra. Quindi, c'è una fortissima umanità dietro a questa aula virtuale. La possibilità, ieri eravamo in 9, ciascuno, ci ho tenuto che dicesse anche un pochino come sta vivendo negli ultimi 15 giorni, perché naturalmente non possiamo ricatapultarci sul lavoro senza un minimo riflettere su quello che ci sta succedendo. E lì sono uscite, devo dire, commozione, è uscita tanta umanità, gente che ha ritrovato in qualche modo un po' la famiglia, dei ritmi forse un po' più normali. Per quanto riguarda la parte professionale, l'aula virtuale è stata utilissima, permette lo scambio e la condivisione del proprio desktop, si possono quindi commentare file, commentare PowerPoint e via dicendo. In queste prime battute, naturalmente, riuscire a rientrare proprio pienamente nel lavoro non è semplice perché molti strumenti mancano, non fosse altro. Tutte le cose che sono nei computer della regione che naturalmente da lì non possono uscire. Però si va avanti. Bene, però il collegamento da remoto c'è e certo può essere migliorato il cosiddetto smart working. Roberto, ce la faremo? Beh, ce la faremo sicuramente, ce la faremo come Italia. Mi sembra che stiamo cercando di rispondere al meglio. Manteniamoci così, sappiamo che non è finita, quindi non allentiamo la morsa del io resto a casa. Bene, grazie Roberto Santi. Smart Italia prosegue, vi racconteremo domani un'altra bella esperienza di pubblica amministrazione che non si ferma. Buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti.